Ciao a tutti, eccomi tornati con la seconda parte per quanto riguarda i prodotti finiti, questa volta per il viso. Però mi sono dimenticata di farvi vedere l'igiene intima che ho terminato, che fanno parte appunto dei prodotti per il corpo. Ne ho terminate tre. Allora, questa ci è piaciuta tantissimo, di Venus. Devo dire che ho preso appunto questi prodotti Venus, mi sono trovata molto bene. Nel video precedente per i prodotti corpo vi ho fatto vedere il lavamani, anche questo qua, probabilmente anche perché sono prodotti perfetti per il periodo, essendo in questo caso un intimo fresco, ma non è quel fresco freddo che dà fastidio, è proprio fresco. Si sente appunto quella sensazione di freschezza che è veramente piacevole in questo periodo. E ci è piaciuto tanto a tutti in famiglia. Io, sapete, ho due uomini, insomma mio marito e mio figlio, è piaciuto moltissimo anche a loro e l'ho comprato in farmacia. Poi ho finito questi due di spuma di champagne e questo invece a me è piaciuto molto, a loro due un po' meno, perché è un pochino troppo delicato. Infatti è un sapone intimo delicato per uso quotidiano con estratti emollienti della seta. Ecco, loro mi dicevano che questo era troppo da femmina, non so esattamente cosa intendessero, però vabbè, a me è piaciuto, un profumo veramente delicato, non dà la sensazione di fresco come l'altro. Probabilmente questa sensazione di fresco dà anche l'idea più di una pulizia maggiore, non lo so. Però anche questo comunque è un buon prodotto per chi fa lavaggi frequenti. Io, ragazzi, essendo a casa anche qua, magari ho la possibilità di lavarmi più volte al giorno, quindi prendo dei prodotti delicati anche per questo motivo. Poi, per quanto riguarda il viso, allora, ho finito come detergenti viso questo di Ommia, che è idratante equilibrante con aloe vera, un prodotto biologico che si trova nei supermercati. Questo è tutto il calcare, perché noi lo lasciamo in doccia. Mi è piaciuto, sì, è piaciuto tanto anche a mio marito, perché ha un profumo fresco, puliva bene la pelle senza però inaridirla. Quindi ottimo prodotto, lo riacquisterò sicuramente. Poi ho finito, sempre come detergente viso, questo qua di Hydra Vegetal, questo qua è quello della linea Nuovo con acqua di Edulis, l'acqua cellulare di Edulis. È un buon prodotto anche questo, forse più adatto per l'inverno, perché comunque è un prodotto idratante e quindi magari, ecco, in questo periodo che la pelle è un attimino più grassa, almeno la mia pelle è un attimino più grassa, mi piace di più qualcosa che la sgrassa un pochino di più. Questo è molto molto buono, ma adatto proprio a chi ha una pelle secca o sensibile. Ecco, per chi ha una pelle mista non lo consiglio. Poi ho terminato questo detergente viso di Avon Care 3 in 1, questo qua è un latte detergente più tonico con aloe e ginger. Ecco, questo mi ha stupito, ragazze, 200 ml di prodotto, l'ho pagato tipo 1,95 euro. Poi vabbè, io essendo anche presentatrice Avon ho avuto poi l'ulteriore sconto, che è la percentuale appunto di noi presentatrici. Cioè, buonissimo, ragazze, mi ha veramente stupito. Non gli davo una lira, come si dice, nel senso che dicevo, un prodotto per costare così poco. Allora, l'unica cosa che mi blocca dall'acquisto, perché vorrei un pochino di più, non so se avete visto altri miei video, andare sul biologico, perché ho letto un po' di cose anche per quanto riguarda gli inci eccetera, sui parabeni, sui siliconi, perché mi chiedo, ma fanno veramente così male? Perché lasciano prodotti in commercio che li contengono se fanno veramente così male? Quindi magari, da quello che ho capito, perché non è che mi sono letta un'enciclopedia, però leggendo qualche articolo qua e là, che poi anche lì magari viene scritto da un'azienda biologica, ovvio che ne parla malissimo, poi un'azienda chimica ne parla relativamente bene, quindi non lo so. Però, visto che mi sto rendendo conto che utilizzando dei prodotti biologici mi sto trovando veramente bene e lì non ci sono punti di domanda sugli inci biologici, allora preferisco, ecco, comprare quelli, o comunque comprare prodotti tipo Yves Rocher, mi viene in mente, che non contiene parabeni, siliconi eccetera, non sono biologici ma prodotti che hanno un buon inci. Vorrei, ecco, di più spostarmi su questa lunghezza d'onda, diciamo così.
Quindi terminerò tutto quello che ho perché ho tante scorte, come sapete mi piace tanto comprare, provare, eccetera. Però ecco, a chi non interessa l'inci dei prodotti, questo vi devo dire che è un prodotto molto molto buono, non mi pizzicava la pelle, io ho una pelle particolarmente sensibile, struccava bene, gli occhi io li passo sempre con lo struccante occhi specifico, però a livello poi di make up sul viso struccava benissimo senza irritare. Poi ho finito come struccante occhi questo, appunto di Yves Rocher, questo qui era quello bifasico che serve anche per il trucco waterproof, che io non utilizzo trucco waterproof, però ragazzi dischetto, 2 secondi, passatina, viene via tutto, che è una bellezza, senza irritare, senza macchiare tutto sotto di nero come fanno alcuni struccanti appunto per gli occhi. Questo è un prodotto veramente top, che continuerò a comprare. Ecco, questo non è un prodotto biologico, ma è un prodotto secondo me che ha un buon inci, secondo me, perché poi magari chi se ne intende meglio mi può correggere, però ecco, molto delicato, mi è piaciuto veramente tanto. Poi ho finito anche questo gel detergente viso della linea solare di Bottega Verde. Questo era un gel detergente molto delicato. Ecco, questo qui, essendo un prodotto naturale, anche qua io penso che gli ingredienti siano un attimino più curati, più appunto più naturali, che diano meno irritazione eccetera alla pelle. Comunque ottimo prodotto, adesso non lo riacquisterò perché vabbè, non mi abbronzo più, poi tra l'altro volevo andare a fare qualche lampada, ma non lo so, tra una cosa e l'altra non riesco mai ad andare a fare qualche lampada, insomma. Quindi non so neanche a questo punto se terrò l'abbronzatura, quindi questo genere di prodotti non lo riacquisterò più, sicuramente l'anno prossimo, però quando inizia l'estate mi piace un genere di prodotto del genere, visto che faccio una fatica tremenda a prendere quel minimo colore, se posso usare qualcosa che non me lo lava via, meglio ancora. Poi prodotto spettacolare, questo è il prodotto top per quanto riguarda i miei finiti viso, è l'acqua termale di Repole. Questa qui l'avevo presa l'anno scorso da Tigotame, l'aveva consigliata la ragazza, per la questione sempre di questa pelle molto reattiva. Mi sono trovata molto bene, l'ho lasciata in frigorifero, me la spruzzavo dopo aver appunto deterso il viso, l'ho usata tipo tonico perché io coi tonici non ho un buonissimo rapporto. Allora, ho visto alcuni video dove le ragazze dicevano appunto che utilizzavano l'acqua di Repole, comunque queste acque lenitive invece che i tonici per rinfrescare eccetera. Ho incominciato anch'io a utilizzarla in questo senso e mi sono trovata veramente bene. Poi anche durante la giornata io ogni tanto do una spruzzatina, anche se sono truccata non mi fa scendere il trucco, non che io mi trucco chissà quanto, però anche solo il mascara, per dire, non mi cade, una bella rinfrescata, quando senti la pelle un po' caldata è ottima, e l'ho trovata da Tigotà, sì, ve l'ho detto. Poi come struccante occhi mi ero dimenticato anche questo piccolino di Loxy, questo qua l'avevo comprato in profumeria, aspettate che non mi ricordo la marca, Lively mi sembra, che è proprio la marca, questa marca viene prodotta proprio da loro. Buono, era uno struccante bifasico occhi, struccava bene, però andava a bruciarmi un pochino, non essendo appunto un prodotto comunque naturale, un prodotto normale da profumeria, quindi non lo ricomprerò. Quel giorno ero in profumeria, ogni tanto mi vengono queste voglie, vedo le cose nuove, ho voglia di provarle, l'ho preso perché era piccolino, però ecco, non lo riacquisterei, strucca bene ma a me brucia un pochino. Poi ho finito come creme questa di Yves Rocher Sensitive Vegetal, questo qua è il concentrato alta tollerabilità per le pelli sensibili, 40 ml di prodotto, un buon prodotto, molto ricco, lo applicavo solo alla sera. Devo dirvi, questa linea mi piace veramente tanto di Yves Rocher, mi aiuta tanto nella, appunto con la mia tipologia di pelle. L'unica cosa che è solo idratante lenitivo, io vorrei qualcosa che fosse su questa idratante lenitivo ma anche un pochino più elasticizzante, antirughe, visto che ho bisogno anche di curare questa parte, diciamo. Quindi un buonissimo prodotto, però ecco,
non so se lo acquisterò neanche anche questo, perché voglio qualcosa di un po' più specifico per la mia tipologia di pelle, che oltre ad essere delicata è anche un po' vecchietta, insomma, è anche da curare a livello di rughette. Poi ho finito due campioni, questo qua di Le Prairie e questo di Chanel. Allora, questo di Chanel è della linea Hydra Beauty, è un micro serum che si assorbe molto velocemente, però io, ragazze, insisto, la smetterò prima o poi, mi brucia. Dopo, magari la prima volta che lo metto no, perché ho la pelle, se io uso dei prodotti che fanno bene alla mia pelle, la mia pelle sta bene, poi posso per un paio di volte utilizzare una tipologia di questi prodotti, che magari sono quei prodotti che quando metti ti danno subito la sensazione di viso più bello, viso più compatto, eccetera. Però non posso utilizzarli in continuazione, perché poi la pelle me li respinge. Quindi nella mia testa mi sono decisa che se devo avere qualche prodotto di questa tipologia, lo voglio avere di make-up, in modo tale che la pelle la curo con prodotti più adatti, perché se si irrita è peggio vedere tutto il rosso, tutta l'irritazione, magari a volte anche gonfia, mi si gonfia, eccetera. Quindi è meglio averla magari con la rughetta un po' più segnata, però bella idratata, bella luminosa, e poi magari avere un prodotto di make up che abbia questa azione un po' più liftante, che possa essere un fondotinta che non vado ad applicare sempre, così lo metto quella volta quando mi serve per essere più bella, insomma, quando c'è l'occasione, piuttosto che andare a spendere soldi per una crema che poi non utilizzo e alla fine mi ritrovo a buttare. In questo caso era un campioncino, quindi l'ho usato, ma ci ho messo tipo 3 mesi a finire un tubicino, perché l'ho messa magari alla sera quando dovevo uscire, così la pelle era più fresca, più bella. E poi questo qua invece per il contorno occhi di Le Prairie, anche questo non mi dava fastidio, perché a diversità del viso, sugli occhi le cose non mi danno fastidio. E questo qua, però, ecco, è una crema che vai a vedere costa ma minimo 150 euro, adesso non lo so, perché non so se è la linea Il Caviale, che so che è la linea più cara di Le Prairie, però non è una crema che metti e ti dà quel... Ecco, se devo spendere tanti soldi, voglio una crema che la applico, magari se non è la prima volta, la seconda volta io la applico e deve vedersi, insomma, che l'ho applicata, deve vedersi un cambiamento, un miglioramento, perché poi si sa che nel momento in cui io non vado più ad applicare una crema, la pelle subito diventa disidratata, va sempre curata. Quindi se io spendo così tanti soldi, devo vedere un effetto immediato, e questa sinceramente non me l'ha dato. Poi ho finito per gli occhi questo qua, che è il mio collirio preferito, si chiama Stillergy, per quando si arrossano un po' gli occhi, io ogni tanto mi gratto un pochino per l'allergia, però non dipende dai cosmetici, e quindi quando mi succede in primavera così utilizzo questo qua. Poi l'ho finito un po' al mare, perché quando faccio il bagno poi al mare col sale così, incomincio gli occhietti, che al mare non mi trucco mai, anche alla sera difficilmente mi trucco, eppure mi prudono, e quindi uso questo collirio per appunto alleviare questo fastidio. E poi ho finito questi gli cerottini della Nivea, io questi li adoro, ragazze, quando li strappo dal naso vedo tutti i puntini giallini, fa schifo dirsi così, però veramente sento proprio che mi puliscono. Mi piacciono tanto, quindi li acquisto sempre. Quelli che vedete qua per il mento e la fronte, io li applico lo stesso qua, perché qua non mi interessa, e li strappo e niente, mi piacciono molto. E poi ho finito dei dischetti, ho finito quelli piccolini della marca Sien, questi qua, ottimi anche questi, mi piacciono molto, costano pochissimo confronto agli altri, e due invece grandi della marca Esselunga, 50 dischetti, questi mi piacciono, sono quelli così lavorati a nido d'ape, però vi devo dire la verità che io dischetti, ragazze, basta che non si sfaldano, mi vanno bene tutti, poi in base a dove sono, in quale supermercato e alle offerte che ci sono, compro. E ultime due cosine, ho finito queste di Kiko, che sono praticamente le cartine che si tamponano a metà giornata o quando vogliamo, che si ha un po' di lucido sul viso. Mi piacciono veramente tanto, devo riandare a ricomprarle, sicuramente le riacquisterò.
Volevo prenderle dai brochet, ho fatto un ordine prima di andare al mare, erano anch'esse in offerta, però sono terminate nel momento in cui ho inserito io l'ordine, sono andate in esaurimento. Però ecco, ottime, anche queste di Kiko, non mi ricordo quanto costano, ce ne sono mi sembra 50, quindi durano anche parecchio e ve le consiglio. Poi vado a buttare questo smalto, ragazze, questi smalti li avevo presi in internet, in eBay, però li ho messi tipo due volte, la seconda volta già sono appiccicosi da morire, quando vado a metterlo è... non so come dire, è compatto, mi si fa tipo la montagnetta, non riesco a... non mi piacciono per niente. Tra l'altro non sento la pallina quando li mischio, sapete che si sente clic 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 clic, non lo so, non mi piacciono, vedete, sono molto molto... non si vede, sono molto molto compatti, non scende neanche una goccia, cioè quando lo vai a mettere su un'unghia ti fa una schifezza praticamente, quindi no, li butto via, questa marca Nail Polish, non so, Ye Sensi, non so lì che marca sia, comunque via, niente. E poi invece questo qua che è un acetone per le unghie di Essence, questo l'avevo preso perché quando avete lo smalto con i brillantini, che non so voi, io ci metto 3 ore a togliere lo smalto con i brillantini, questo qua li toglie in un batter d'occhio, è veramente buono. Non so dirvi se disidrata l'unghia eccetera, perché sinceramente non lo so, poi lo metto talmente poco, lo smalto con i brillantini. Ottimo, a me è piaciuto, non mi sembra ecco che mi abbia disidratato l'unghia, però non sono certa di questa cosa perché non lo so, insomma non me ne intendo, non capisco questa, io la sensazione non l'ho avuta, però non saprei proprio dirvelo con certezza. Lo usavo anche poco, lo usavo solo appunto quando usavo i brillantini, quindi non tutte le volte che mi tolgo lo smalto. Io lo ricomprerò sicuramente perché veramente in un nanosecondo mi toglie lo smalto anche con i brillantini. Ecco ragazze, questo è tutto, tutti i miei prodotti finiti per quanto riguarda la bellezza, il beauty. Vi ringrazio di aver guardato i miei video, se volete seguirmi anche su Instagram e su Facebook mi trovate sempre come Sole Lori Beauty. Noi ci vediamo poi prossimamente con, farò anche il video per i prodotti finiti casa, che anche quello non l'ho fatto neanche il mese scorso, forse neanche il mese prima perché avevo poche cose, e poi ancora un po' di prodotti da farvi vedere, un qualche haul che ho acquistato, un po' di cosine adesso con i saldi, anche a livello di cosmetici, insomma fanno tante offerte e ci viene la voglia, a me viene tanto questa voglia. Un grosso bacio a tutte, ciao ciao e buona giornata!